Anche se fosse solo un'illusione. Potevo avere 11 o 12 anni. Se vedevo un funerale, immediatamente mi accodavo. Facevo tutto questo, facevo il teatro. Del teatro romanesco, se il teatro romanesco fa Petrolini, pazienza, fa l'uomo abbozzare, ma io al teatro romanesco non ci tengo né ci tesi mai, io non conosco scuole, non conosco tradizioni, il teatro che faccio è il teatro mio, se fossi nato a Parigi, a Londra, a Berlino, avrei fatto ugualmente il teatro di Petrolini e magari in francese, in tedesco, in inglese, ma siccome per grazia del Dio sono nato a Roma,
Io faccio il Pedrolini romano. Io provengo, lo dico con orgoglio, da una piazza di pubblici spettacoli. Piazza Guglielmo Pepe. Vai! Musica! Un ultimo segnale, ci va a cominciare! Musica! Sono il domatore Caligola, il più celebrissimo del mondo. Vi mostrerò il terribile leopardo della Mecca. Io gli mostro la mano, la guarda e me la lecca. Vi mostrerò da vicino e naturale le bestie più antropofaga del mondo. La tigrasura in miniatura, il leone cornuto delle foreste vergini, l'avvoltoio dell'Himalaya e infine, per soli 20 centesimi, il terribile Caramalì. Il terribile Caramalì! Questa spaventevole bestia umana si introduce durante la notte nei cimiteri, disoterra i cadaveri e se li mangia vivi! Signori e signori, tutti al grande teatro Merci Pichetti, tutti alle pantomime delle Lambra, il grande Mimo Patocco vi presenterà il Gran Bazar di Istanbul. Implodatori di serpenti, profumi dell'Oriente, tappeti volanti, danze voluttuose con la bellissima Sulamita, preferita del Pascià e regina del deserto. Arturo, io sono l'eunuco, il capo eunuco del Pascià, sono guardiano dell'Aria. Mica so sci! È venuto! È rispettato, riverito con salam, salam alla! Salam alla! Mi danno tutti del salam! Salam alla! 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 Un altro segnale, ci la contrario! Rileveremo gli atroci delitti e la spaventevole storia del famoso brigante Giociaro Giacinto Chiavone, esecrato dagli uomini, ma chissà perché amato dalle donne. Attacca dove mai che se ne andava da lì. Tra Roma e Napoli quel brigante spietato che Giacinto Chiavone da tutti fu chiamato. Compie delitti orribili e nefandezze fatte, Chiavone a tutti gli uomini ma non alle ragazze. Oh, che passione quel brigante chiamato Chiavone. Le guardie lo ricercano sui monti col fucile, con gli uomini implacabile, con le donne gentile. Nella lotta è durissimo, un fusto, una colonna, si mette sotto gli uomini e spesso anche la donna. Oh, che passione, quel brigante chiamato Chiavone. Resta un mistero orribile per tutte le persone, perché quel mostro emerito chiamato fu Chiavone. Ma chi lo vuol conoscere, domandi alle ragazze. Chiavone è come un idolo, le vanno tutte pazze. C'era sempre un palcoscenico improvvisato, molte tavole, molti chiodi e un fondale con quasi sempre dipinto il Vesuvio, naturalmente in eruzione. E l'elenco artistico era così concepito che prima usciva lei, poi usciva lui, poi uscivano tutti e due e poi ricominciava da capo con due soli. Il pubblico, certi pubblici, le fida una cagna che altro che voi, sì. Ma perché c'era il pericolo della gattata, non so se voi sapete che cos'era la gattata, era una carogna di gatto buttata in palcoscenico in segno di poco movimento. E becca questa gattata! L'artista che riceveva questo gatto morto sulle fette capiva che forse non era piaciuta abbastanza e sedava, insomma. Ma prima della gattata c'era la beccata. La beccata è quella frase secca, tagliente, stridosa che c'era l'artista sulla scena e gli impedisce spesso di andare avanti. E c'erano
degli specialisti della beccata, anzi addirittura degli specializzati, che si specializzavano sull'artista solo. Beccavano solo quello, beccavano. C'era un cantante alla Napoletana ogni volta che veniva a Roma a cantare, c'erano cioè i beccatori che gli venivano appresso da Napoli apposta per beccare. Siccome era uno molto grasso, quando annunciava per esempio canterò per voi quando ero guaglione, il sembra una palla e merda, sta frecciata. C'era un altro cantante poi tutto languido, sospiroso, cantava tutte canzoni romantiche, canterò per voi, penso a te, ma pensa alla salute, lo vedi che muori tra poco. C'era un chitarrista romano molto bravo, che era stato in Sud America, era diventato più bravo ancora, però che lo sa perché, ritornando dal Sud America faceva lo spagnolo, parlava con la F, invece di suonare la chitarra, cioè, toccava la chitarra, si era messo pure un bolerino da torero che non c'entrava niente con questo numero, e aveva pure assunto quell'aria incazzosa che c'hanno sempre gli spagnoli in scena. Non si sa con chi ce l'hanno, ma sono sempre per squincio così. Ma forse ho capito con chi ce l'hanno, coi sarti spagnoli che si vede che non sono tanto bravi e fanno sempre quel difettuccio qui da giacca, no? Infatti gli spagnoli fanno sempre così, 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 se incazzano e sbattono i piedi per terra, no? Questo qui facevo spagnolo, io ora con la permission di sto rispettabile pubblico, vamos a toccare il barbier di Siviglia, uno dalla galleria fa sole ce buciarda amata. Io ora con la permission di sto rispettabile pubblico, vamos a toccare il barbier di Siviglia, sole ce buciarda amata. E ora con la permissione di sto rispettabile pubblico e di sto fio della mia, non ce l'ha fatta più, ha fatto il spagnolo e ha stragato con lo fatista. Insomma era un pubblico, come dire, che mangiava i lumini, anzi le fusaglie, e buttava le gocce sul palcoscenico, più o meno così, no? Ah, allora Smiffa, mi raccomando che stasera dammi il risveglio perché se no qui, Fuori, fuori! Fuori! Grazie! Sempre questa, mamma mia! Certo! Di Granada! Sono la più bella! Chi mi dice stella? Chi mi dice gesso? Sole! A chi? Tutte le ragazze, come me vezzose, sono assai gelose. Perché? Della mia beltà. Ma dell'arte? Quanti, quanti sognano il mio corpo, ma per gli spasimanti io non sento amor. Quanti, quanti sognano il mio corpo, ma per gli spasimanti io non sento amor, e sempre come carne griderò libera nacqui e libera morrò. Dove vai così bella ed altera? Che te frega! Dove vai con quell'aria sprezzante? La regina sarò della fiera! La regina del bestiame, oh! A danzare col mio nuovo amante! Oh mia Carmen, ti prego ritorna, il tuo amore è una dolce catena! Partire là! Non offrivi che tieni le corna! Chiude il toro che sta nell'arena! Ecco sei scelto, mia Carmen, se tu mi tradisci io sono capace di farti morire! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ma che c'è, che sto? Ma che ti prega a te? E che pesazione! Ma vai, vai così! Vai così! Vada, Pedro, se non la finisci! Domenica vieni a pesca con me, mi serve il verme.
diretta. E se andava a caccia che gli serviva. Secondo pezzo più drammatico. E Scamillo il suo nome hai svelato. Sì. Del vigliacco che ha preso il tuo cuore. Lui vigliacco ma è proprio sbagliato. È un bel fusto che fa il Dunque questo che va affascinato, sì. Quel mestiere di sangue e d'orrore. Sì, ma quello che mi ha regalato, che cosa? Tre collane ed un ciondolo d'oro. Dottore, a te il danaro. Tu dunque mi lasci, offri i fregati, punirò senza aspettare auguri del popolo. Vada Pedro, se non la finisci, io faccio uno strillo, arriva il Scamillo. E sto cazzi tua! La più grande per me poi era stare 7-8 spettacoli in mezzo metro di spazio fra il fondale e il muro, perché non c'erano altre uscite, il pubblico sempre in sala. Eppure in quel ristretto spazio io ho sognato tutte le tournée che avrei fatto in seguito, i grandi orizzonti, la Francia, il Brasile, l'Argentina, Zagarolo, Vetralla. Io sono romano, ma ho sempre amato il teatro napoletano, specialmente la farsa napoletana, che mi ha salvato spesso in situazioni, diciamo così, famelliche, vero? E pertanto non ho mai mancato di rendere omaggio alla più grande maschera napoletana, quella di Pulcinella, anzi, come dice lui stesso, Pollicinella Cetrulo, nativo di Aversa. Caro Ettore, proprio a te cercavo, però. Ha mandato? Proprio ieri, grazie. Vabbè, perché guarda che se ben cerca dei padrini non c'è una lira, Figurati, a chi lo dici? No, io ero venuto per proporti un giro. Un giro per Roma? Andiamo a piedi o un bicicletta? Ma che giro per Roma? Un giro teatrale, una tournée e... E andiamo? A Velletri. E che mai chiami una tournée? E beh, perché? Partiamo da Velletri e poi chi l'è stato lo andiamo a finire. Magari è Regina Celi, ma là. No, ma che Regina Celi? Adesso vi spiego. Dunque, chi ci scrittura è la padrona di una trattoria. Beh. L'incasso della serata è tutto nostro. Male che vada, la cena è assicurata. Ho capito, ma che dovevo fare? E che devo fare? Tu guarda uccidere, tu macchiette, io ti presento, c'è pure la fidanzata mia. Ma quella è straniera, non parla. E beh, perché? Un po' d'accento esotico non guasta mai. E chiama accento esotico. Dunque, io direi di fare così. Noi cominciamo con una bella cena di farsa. Tu quale sei? Ma non lo so. A Baccariata te la ricordi? Ma l'ho fatta una volta con Peppino Guagliarulo. Ma allora siamo a cavallo, siamo a cavallo. Ma quando ve lo vado? Durante il viaggio. A cavallo. Ma no, sei sempre il solito comico spiritoso, vedrai che è successo. Proveremo sul treno. Per Velletri? E beh, perché? Ma che ha preso Oriente Express, ha preso. Ma non essere pessimista, la nostra storia comincia da Velletri, sì. Dalla farsa di Guagliarulo... Ai miserabili di Vittor Hugo, andiamo, avanti. Giuseppe Maria, che stavi a sentire? Dopo tant'anni di disonorata servitudine. Io che non ho mai toccato un animale, manco con una rossa. Io che provengo da una famiglia amante della bestialità fino dall'infanzitudine, capite? Io che provengo da una famiglia altoslocata. Che povero papà ci mandava a dormire in coppa o granare insieme con i crapoli, con il la gallina faraonica. Ma perché? Ma che t'ho detto? Che gli ha gemenato un cane. Oh, guarda questa sì che è più bello. Io dicevo, benare il camperlaia. E io non caccio neanche sta iaia, che roba è. Benare il camperlaia significa perdere tempo. Perdersi in chiacchiere. Non raggiungere il fatto, il quaglio, il quaglio, il quaglio, il quaglio. 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
cercato un errore di sbaglio. Appunto. Aiuto, aiuto, aiuto! Il mio fidanzato mi lascia sola per la via. Venne un maniaco sessuale, di me voleva approfittare. Aiuto, mi insegue, sono nelle vostre mani. Oh. Ma che ha detto? Ha detto che il fidanzato che fa il metropolitano, oh, dice che teneva un'umanica sessuale, che se lo voleva vendere oppure affittare. Oh. E poi dice in seguito a Di Mano. Oh. Ma che l'ha preso per un romanzo a puntate? Ah, non lo so. Oh, signor... guarda, questa sì che è più che bello. E che? Signorina, signorina. Signorina? Chi siete? Oh. Dove sono? Cosa volete da me? Siate buoni! Ma state tranquilla! Come potete riposare in pace per l'eternità? L'hai presa per una tomba di famiglia, Pulcinella! Ah! E questo ci mancava, trovare i nostri mariti con una sciacquetta tra le braccia! Che vergogna! Mi chieda mia donatissima, lasciami spiegare! Ma cosa vuoi spiegare? Vergognati! E basta! Oh, guarda, questa sì che è più che bello! E che? Piccinella mia, lo sai che io non amo altri che te? E questo cosa chi è? Quale? È una visione! Dove? È un miraggio! Chi tu la abbracci, chi la cocco, lì manca poco, chi sbacciucchia qua. Un momento qua nessuno sbrillucci, che nessuno fa qua qua. Questa signorina teneva una fidanzata che teneva un'umanica sessuale. Che mi tocca sentire! No, che lo voleva vendere oppure affittare. Ah, era una prostituta con il suo ganzo. È una porcheria. Oh, guarda questa sì che è più che bello. Ma lasciateci spiegare, lasciateci spiegare. Ah. Basta, vergognati, mascalzone, falso, menzognero e traditore. Tiè! Чёрт бы тебя вобрал, чтоб тебя пудило да шлёпнуло, собака проклятая, чтоб тебе пусто было, да чтоб тебя дождём намочило, собака проклятая, попомнишь ты меня, попомнишь, собака проклятая, но только поздно будет, собака проклятая, чтоб ты сдох, чтоб ты сдох, чтоб ты сдох, собака проклятая, Non ho capito l'ultima parola che ha detto. Ma tu hai visto un cazzotto dietro la schiena a me? Oh, guarda questa sì che è più che bello. E che? Ah, che bello la mia Elvira tra le braccia dei due malviventi. Elvira, Elvira, amor mio, Elvira. Dai, Elvira, dai, Elvira. Tu che mi hai lasciata sola per la via in balia di chi che sia. Non voglio vederti mai più. Ti odio, che? Ha buscato pure l'esercito, ma... scellerati, che cosa ti hai fatto la mia vita? Chi di voi ha preso la tua purezza? È stato lui! Ho capito, dovrò battermi con tutti e tre, con tutti e due. Io? Ecco, ma qua vediamo gli schiaffo da te. E nessuno ci fa parlare. Ci fa parlare. Oh, guarda, questa sì che è più che bello. E io non ne posso più. E ti è? E ti è? Ma insomma, che cos'è questo rumore, eh? E sente pure il tuo sapore, Vigliacchi! Avete dato uno schiaffo a mio padre che è un povero vecchio che non si regge in piedi! E che? E che? Chi è un povero vecchio che non si regge in piedi? Tu, figlia snaturata, hai poco rispetto per tuo padre! E chi è? No, quello è stato... Vada a voto, Mio fidanzato, nessuno stoppa. Chi è? Tu osi schiaffeggiare mio marito? Chi è? Chi è che ha schiaffeggiato mia figlia? Ci penso io, papà, ci penso io. No, no, ci penso io niente. È tutta colpa tua. Chi è? Ha ragione, papà. Quello che dici. Zitto tu che sei la pietra dello scandalo. Chi è? E chi è? Oh, guarda questa dica più che bello. Perché? Guarda questa sì che è più che bello, che? Oh, guarda questa sì che è più che bello, che? Oh, guarda questa sì che è più che bello, che? Oh, guarda questa sì che è più che bello, che? Oh, guarda questa sì che è più che bello, che? Oh, guarda questa sì che è più che bello, che? Oh, guarda questa sì che è più che bello, che? Oh, guarda questa sì che è più che bello, che? Signore e signori, vi parlerò del futurismo. Sì.
la grande novità del secolo. Sì. Dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Sì. La più grande rivoluzione di tutti i tempi. Davvero, davvero. Sicuro, sicuro. Sì. Oh. Marinetti è questa cosa che facendo il futurista ogni sera fa provviste di carciofi e di patate. Davvero, davvero, sicuro, sicuro, eh sì, oh. E la lingua è questa cosa che si muove per parlare, ma talvolta dà piacere senza dire una parola. Davvero, davvero, sicuro, sicuro, eh sì, oh. La fregata è quella cosa che in mare fai la guerra, ma puoi farla pure in terra e ti costa molto meno. Davvero, davvero, sicuro, sicuro, eh sì, oh. Petrolini è quella cosa che ti burla dei garbati, poi ti dice ti ha piaciuto, se ti offendi se ne frega. Davvero, davvero, sicuro, sicuro, eh sì, oh. Davvero, davvero, sicuro, sicuro, eh sì. Bravo. Innamorava, al seno mi stringeva. E viva l'alluminio, mi chiama Ambrogio, ho l'orologio che segna sempre le 23, chissà perché, e quando piove riparo dove l'acqua non cade sopra di me, chissà perché, forse perché io non sono biondo, ed ho gli occhioni belli, e sono tondo tondo, e canto gli stornelli, milione di virgolette di bacillo, quando ti vedo mi fa male un callo, ti amo come si ama il crocodrillo, fiore di pipa spento in bocca a un pollo, sei bella più del grasso del cappello, più di una busta senza il francimbollo. Fior di viole, dovevano arrivare 36 automobili, è arrivato un carrettino a mano. Ti è piaciuto? Più stupidi di così si muore, eh? Lo sai, non lo sai che differenza che passa fra un soldato e una guardia? Lo adesso ti spiego io, che il soldato può montare la guardia non può montare il soldato. Più stupidi di così si muore. Lo sai che differenza che passa fra le nozze naturali e le nozze d'argento? Lo adesso ti spiego io, che alle nozze naturali si vergogna lei e alle nozze d'argento si vergogna lui. Più stupidi di così si muore. Lo sai come si fa a distinguere un pesce da una pescia? No, adesso ti spiego io. Si va in una peschiera e si butta un poco di pane. Se viene su lui è il maschio. Se viene su lei è la femmina. Se vengono su tutti e due, maschio e femmina. Io stupidi di così si muore. Ma io so con chi parlo, lo dico a bella posta. Oh, imbecille io so, imbecille.
ci lo so un perché. O perché sì. O perché sì. Insisto sul sì. Non faccio del male a nessuno se dico di sì. Quante questioni si possono risolvere dicendo di sì? Allora sì. Mi è piaciuto. Tutto un mondo sbagliato. Tutto da rifare proprio. La botte che è così grossa la chiamano che è la botte. Questo cosino qui lo chiamano il bossone, lo chiamano. Più stupidi di così si vuole. Dice orologio, ma orologio quando è d'oro, quando è d'argento, è argentologio, no? Dice lo vedi quello là è miope, io sono miope, lui è luipe. Dice lo vedi quello là è un perito, era vivo. Ma come fai a essere perito se è vivo? Cioè vieni che andiamo in un cantiere, non cantava nessuno nel cantiere, stavano tutti zitti, stavano. Cioè vieni che non è una cancellata, ma se è cancellata come si fa a vederla, dico io, no? Cioè vieni che andiamo a trovare un altro amico mio in casa di salute. Era morto di salute, tutto un mondo sbagliato, tutto da rifare. Però... Nella sua commedia Il Benedetto tra le donne, Petrolini ebbe una trovata geniale. Dopo la scena conclusiva, Benedetto, il protagonista, andava al proscenio e si rivolgeva al pubblico. La commedia potrebbe anche finire qui, tra il patetico e il drammatico, tra il dolciastro e l'oleografico. Insomma, tutti quei vecchi mezzi ai quali ancora oggi il pubblico abbocca facilmente, fratelli che succedono in teatro e non nella vita. Ma temendo che questo non incontri il favore di tutto il pubblico, che io mi lusingo di mandar via soddisfatto, avrei in mente diversi e svariati finaletti per tutti i gusti, a scelta. E qui Petrolini sciorinava ben 5 finali, uno diverso dall'altro, dalla farsa al melodramma ottocentesco, fino all'opera lirica. Ora, noi vogliamo immaginare che la stessa operazione la si possa fare con il suo celebre Nerone, e ve lo offriremo in 3 versioni. Alla Pirandello, alla maniera di Sam Benelli e cantato stile opera lirica. Ecco dunque il Nerone di Petrolini, secondo Pirandello. Pensaci Agrippina di Luigi Pirandello. Signora Poppea. Si accomodi, signor Petronio. Conosce, vero, la mamma di lui. Signora Agrippina, la compiango. No, non mi compianga, la prego. Per me resta comunque il mio figliolo. E voglio ricordarlo bimbo con quelle sue gambettine. Ricordo, compieva 2 anni. Mamma, la prego, le fa male rammemorare. No, io voglio rammemorare. Oh, quel giorno... quando volle in dono il suo primo fiammifero e dette fuoco alla capanna del nostro stalliere, perì tra le fiamme combusto. Combusto? Lo stalliere carbonificato, lui e la sua famiglia, numerosa sapete, 8 figlioli. E lui, Nerone? Pianse. Per lo stalliere? No! Perché quel misero capanno fiammeggiò di una sola vampa e subito si spense. Poverino, lui che il fuoco lo vuole durevole. Ah, lei capisce, vero? Non proprio. Ma adesso come sta? Ragiona? Signore, mio figlio non è pazzo, è solo strambo, un artista. Il potere... dalla testa, eccolo, non dia da di vedere, no. La scongiuro. Petronio, arbitro. Dunque mi riconosci, o divino? Sì, ti riconosco, arbitro, anche senza fischietto. Vede, signore, non è tocco. Mucci, mucci, sento odore di cristianucci. Datti requie, Nerone, non pensare più a quella gente cattiva.
Sì, cattiva, cattivissima. No, buona invece, buonissima. I leoni si leccavano i baffi. Il cristiano la Bourguignon è cibo da re. Nerone, non trapassarti. Oh, Poppea, tu pensi solo al mio trapasso. Ma lo straccio di colei, poni mai mente. Questa povera donna che pure mi tenne nel ventre, sì, carne sua, io, gli occhi, le mani, la vita che mi diede, ecco, io a ciascuno il suo, ma io qua dentro o di uno o di nessuno, tu mi comprendi, Petronio? Neanche una parola. Fu per lei, mia moglie, lo giuro avanti a Dio, guardala, è l'ombra di se stessa, ma io so il gelo delle sue ossa, in etere zita. E tua madre? Perché io sono sua madre. Sì, sì, questo l'ho capito. Fu per lei e per questa creaturina una morticina. E io, sua madre, madre di lui, ma madre anche di lei. Oh, non per sangue, certo. Lei capisce, signore? Sempre meno, sempre meno. Le sue labbra un fremito mi dissero: Nerone, regalami un'estate. Tua moglie? Sì. Ah. Ma anche mia madre, due donne in una, non Poppea, non Agrippina, ma Agrippea. Oppure Poppina. Sì, donne mie, me ne fregiavo come di un trofeo, ma gli altri. Gli altri se ne fregiavano. No, io me ne fregio. E figurati. Adesso basta, Nerone. No, verità fino in fondo, qua, venitemi d'accanto. Gelate, signore, due figure di ghiaccio. Come due grattachecche. Sì, Petronio, vedo che comprendi appieno. Fu per loro due quel braciere, per dare a loro il calore. Che vita, Roma distrutta dal fuoco, ma nulla sanno gli altri. Ma manco io, ma manco io colpevole, ma loro due salve. Salute. Io pazzo, col berretto a sonagli, pazzo. No, finzione. No, verità. L'incendio delle beffe, frescone dugentesco di Sam Benelli. Già per le strade in passa il carnasciale, e lubriche se vanno le madonne agghindate, coi ganti al Colosseo. Ma giro senza femmina d'accanto io, Ticellino, che ho sconfitto i daci. Me la meno da solo questa notte, la triste veglia di Calen di Maggio. Oh. Ardito, Ticellino, tutto solo rimugini tra te e i pensieri. Ridillo un po'. Rimugini tra te e terri pensieri. E tu, Poppea, t'avvii sola, soletta, senza timore della ria marmaglia della suburra? In verità, Tigello, al tuo braccio sarai ben più sicura. Stringilo dunque, come tu ben sai, e vanne certa che ben forte e duro. Lo so, me l'hanno detto. Ora vieni meco. Son tosto, io mi spezzo e non mi piego. Le poppe di Poppea può farmi garba. Madre Agrippina, sento odor di calca, di folla suburbana e pecoreccia. Affrettiamoci dunque verso i ludi programmati nel circo Colosseo. I biglietti li hai presi? Non vorrei far la fila noiosa al botteghino. Madre, che dici, sono l'imperatore ed ho l'abbonamento straordinario in tribuna d'onore a Montemario. Chi si riscontra oggi nell'arena? La squadra dei leoni sahariani si incontra coi cristiani di San Pietro. I primi sono feroci ed unghia lunga, i secondi capaci di miracoli. Ursus in porta, Sebastiano all'ala, le punte son Fabiola e Giambattista. Libero chi sarà? Nessuno, madre, perché stanco qualcuno se la scampa, nelle segrete lo ricaccio tosto. La tattica sarà del catenaccio.
potea che io non avevo attorno. Ecco che avanza in buona compagnia. Le spalle gliele guarda Tigellino. Tigellino non guarda sulle spalle, essendo uomo vizioso e incline al male. Salve, Nerone Magno. La tua sposa, perché di uno la tocchi l'infortuni, la proteggo amorevole da Gandhi. Nutro fidanza nella tua virtude. Se m'accorgessi di codesti ganzi, sarebbero davvero ganzi tuoi. Tu, con la madre dello imperatore, tu l'ha goduta e tu la pagherai. Pietà, signore, non fu colpa mia, io cedetti alla voglia d'Agrippina. Menzogna, vil menzogna, è stato lui, promettendomi il dono di una cetra. Una cetra? Una lira? Ed una lira fu il vile prezzo della tua virtude? Codo! Codo, che odo! Sui nomi faccio giuramento che pria del nuovo sole del mattino e giacerà nel suo riposo eterno. Dammi bere. Brindiamo alla vittoria dei leoni. E chi non beve con me, peste lo colga. E viva maggio e il gonfalon selvaggio. Quando spunta la rosa del mattino, preparati la bara, Tigellino. Tutto il foro è infiammato. Tutto il foro è infiammato. Ha provato con i pacchi di camomilla, c'è una mano santa. Ma no, è un incendio che dilaga. Un incendio che dilaga? E chi è stato? È forse un crimine di quei piromani che il fuoco attizzano sopra il distruggere. Che il fuoco attizzano sopra il distruggere, per pure semplice malvagità. Ma sì, ah già, per pure semplice malvagità. Ma sì, ah già, per pure semplice malvagità. Di quella pira l'orrendo fuoco, forse di Giove la punizione. La punizione di Giove? Sì. Ma no, io sono il pontefice Massimo, a me me l'avrebbe detto, no? Ma Cesare! Poi responso della sacerdotessa, la pizia. La pizia? La pizia. Che pizia? La pizia. E come ce la fanno? Ma sta pizia. I pugni? Non mi chiama Rinare. Ma no, che questo incendio è una speculazione edilizia. Una speculazione edilizia? Me dichi un prospero. Informiamo il gentile pubblico che nella...
Petrolini veniva in conflitto con queste famose sciantose, le cosiddette stelle di prima grandezza, che erano ricche più di Varese che di vero senso artistico. Una sera una di queste, avendo letto sul programma che Petrolini sarebbe uscito per ultimo, andò su tutte le fughe, bello carino. Ma non esiste! Ma chi è questo Petrolini? La vedette dello spettacolo sono io. Il numero finale è mio. Il mio pubblico lo pretende, lo esige. Sia ben chiaro, o esco per ultima o me ne vado. La sfuriata l'ho fatta, adesso me ne vado. Riferirono la cosa a Petrolini e lui disse, vabbè, fatelo uscire per ultimo, ce penso io. Quella sera Petrolini andò in scena, la sciantosa, dietro le quinte, in attesa, faceva frullare le mani, così, per far scendere il sangue, per avere queste mani bianche, diafane, di un candore burneo, come era la moda di allora, tanto anziana. Se non che quella sera Petrolini non la finiva più di concedere bis, di fare macchiette, e la sciantosa, sempre più arrabbiata, dietro le quinte, in attesa, continuava disperatamente a far frullare le mani. A un certo punto l'impresario, un po' preoccupato, si rivolse a Petrolini da dietro le quinte. A Ettore, ma fino a quando vai andare avanti? In a che il sangue gli è arrivato alle piedi. Dell'arte più squisita, io allevata nel lusso, con gran cura, come un cristallo in mezzo alla bambagia, per evitare la minima rottura in quella vita nomade e randagia, qui ben presto per rotta. Le battaglie d'arte d'ogni sera, l'arte lo sanno tutti, è una gran lotta, per chi non pugna non fa mai carriera. Ed io ho pugnato, io quanto ho pugnato, per salire le scale ad una, perfino un conte mi disse estasiato, ah, come pugni tu, non c'è nessuno. Ma poi ne ho avuti Diamonti, di Spasimonti, quanti, tonti. Una sera un cacciatore canadese invaghitosi di me mi riempì il camerino di pelli pregiatissime di puzzole. Io quante puzzole, 100 puzzole, alla fine il camerino era così pieno di puzzole che ho dovuto spargere 2 flaconi di colonia cotì. Un'altra sera un ambasciatore francese spiritosissimo, nel vedermi fumare una lunga sigaretta russa nel mio lungo bocchino, mi domandò, «Mais vous ne sapez, madame, la différence che passe fra il bocchino e l'orologio?» Io ho risposto, «Mais non, monsieur, io non ho mai fatto degli orologi». Oh, la gloria! Che sei mio grande Dio che mi ha dato, e lo stringo al mio sé, l'adorato mio sé, ecco la sua valutà. Mio dolce amore, fammi godere, fammi provare un mezzo per me. Baciami, 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 baciami
fare con la sua compagnia delle vere commedie, addirittura Molière alla Comédie Française con il medico per forza, con il teatro di prosa ebbe sempre un rapporto polemico, conflittuale. Sì, perché lui ce l'aveva specialmente con quegli attori tromboni che nelle tragedie fanno la faccia da funerale fin dalle prime battute. E diceva, vabbè, ce lo sapevo, le tragedie vanno sempre a finire male. Ma loro come fanno a saperlo subito? Io sono il Brenci Amleto, triste, lo sguardo storto, pallido, allucinato, sempre che Agave è morto. Con l'anime defunte ci fa la passatella e faccio colazione con pane e morta terra. La tomba e il cimitero è il mio caffè chantà. Io mi diverto solo con l'anime babà. E là lo vedo con il cimiero alzato, vuole essere vendicato perché fu avvelenato, perché morì ammazzato. Ma sarai vendicato, sì, sarai vendicato. Ofelia, dolce Ofelia, pallida e fragile come camelia. Ofelia, ragazza mezza pazza e male avvezza, ma che ci tieni dentro la capozza, la segatura oppure la bonnezza. Sei diventata forse un po' balzana, a furia di pensar ponza e riponza. Povera Ofelia mia, quanto sei strana. Amleto, prence disgraziato, la vita a me mi ha detto sempre male, c'ho più disgrazia io di l'ospedale. Scordo l'ombrello, viene il diluvio. Se vado a Napoli, rutta il Vesuvio. Se prendo un treno, viene lo sciopero. Se vado all'opera, muore il tenore di raffreddore. Ma che voleva Stamleta? Avete mai capito che voleva Stamleta? Essere o non essere? Questo è il trionfo del dubbio. L'apoteosi del dubbio, su tutto tu ti tubi, ma se ti tubi tu con tutti i dubbi tuoi, quanti tubiamo tutti con tutti questi dubbi, non si capisce più un tubo. Dormire, sognare, amare forse, amare sì, perché l'amore è facile, non è semplice, che in giro la moda musicale del suo tempo, in questo caso la musica lirica. Ma se fosse vissuto ai tempi nostri, con la maniera di tutto ciò che viene dall'estero, che cosa avrebbe preso in giro? Che cosa avrebbe preso in giro? Thank you.
Maestro, quale onore. Lei è il leader del complesso idraulico mozartiano? Esatto. Il celeberrimo Rondò Vespasiano? Se ne sentiva il bisogno. Del Rondò? No, del Vespasiano. E questo è il vostro look? Sì, è un lucchetto che abbiamo per le occasioni meno importanti, vero? Non certo per quelle megagalattiche. Ah, e ne fate molte di quelle megagalattiche? Mai. Capisco. Non dica fesserie. Come? Nessuno capisce la mia musica. Guai se si capisse, vanificherebbe il messaggio. Non capisco. Ecco, lei non deve capire. Ah, capisco. E ora ricominciamo. No, per carità. Volevo dire, ha bisogno di niente? Sì, il cachet per il male di testa. Mando subito in farmacia. Non ha capito. No. No. E allora, dica lei. Il cachet, i soldi, i quadrini, come li chiamate voi? Se io non prendo il cachet prima della performance, mi viene un mal di testa terribile. Provvedo subito per l'assegno. Ma non lascio andare, siamo artisti. Ma cosa vuole che importi l'assegno? Basta dei contanti. Vado subito alla cassa. Due parole di spiegazione per la mia musica, che deve essere inascoltabile, incomprensibile, suscitare nel pubblico non solo noia, lesioni ai timpani, disturbi neurovegetativi, ma soprattutto suscitare nel pubblico un cupo, lancinante retropensiero. A me mi sa che questi ci stanno a piar per culo. Questo è il messaggio. Chi lo piglia lo piglia, chi non lo piglia sappia che sold tickets never get money back. Biglietti venduti non si rimborsano mai, eh? Ecco maestro, se vuole contarli. Li ha contati lei? Sì. Allora dopo li conto io. Facciamo entrare l'orchestra. Eseguiremo Scura è già la sera. Come? Scura è già la sera. Figuriamoci la notte. Dal poema franco viscerale in versi sciolti del grande François Lamerde, dal titolo Si si la fo. Splendido, un successo. E come l'ha saputo? Ah, me l'immagino. La sola cosa è sicura qui, che è successo. Senza dubbio al culo. Come? Senza dubbio alcuno. Concerto per violino stitico. Flatulenza traversa in C minore. Viola di sottogamba o contrabbasso ventre. E sciacquone con catena, pulsante e rotolone igienico. Scusi, e il piano? Beh, ce ne vorrebbero 10, ma insomma. Dieci? 10 piani di morbidezza, lei non ce l'ha, non fa niente. Non fa niente, faremo senza. Movimenti. Lento, incontenibile, quasi liquido. Schizzicato con brio. Vivace a raffica con percussioni timbriche e andante di corpo maestoso con flatulenze, percussioni e sciacquone polifonico finale. Arrivederci.
maestro. Il leggo io? Lo legge lei, lo so. No, dico il leggo io, il leggo io. Il leggi io. Ormai all'apice del successo, osannato dai più grandi critici italiani e stranieri, adorato dal pubblico dei grandi teatri, ma non volle mai rinnegare le sue origini, dimenticare quelle platee aggressive, generose, che gli avevano dato le sue prime soddisfazioni. I suoi spettacoli erano sempre formati da commedie brevi, per lasciare poi spazio alle richieste delle sue macchiette più famose. Per esempio, dopo Agro di Limone, Rifacimento di Lumie di Sicilia di Pirandello, non disdegnava rifare Salamini, Fortunello, Paggio Fernando. Riteneva ugualmente importante dare al pubblico Molière assieme a quelle creazioni apparentemente futili, plateali, ma che erano il frutto della sua dolorosa ricerca sulla stupidità umana, sull'imbecille di genio. Insomma, teatro d'arte, sì, ma anche colmi, lazzi, frizzi, inezie, stupidaggini, freddure, cose serie o pur facezie, cose molli e cose dure. Sono un tipo disgraziato, fin dal giorno che sposai, sono sempre in mezzo ai guai per ragione della metà. E mi care deliziosa, ma talvolta alza la cresta e mi mette per la testa, certi me non dico più. Ricordo, non so bene, ad un tratto si spegnò, disse allora mio.
lui disse, secco secco, cosa c'entra il bastico? Scusa un attimo solo, scusate un momento. Gina! Gina! Agina! Angina! Di cognome Pectoris. Torino, da stasera il Teatro Carignano sospende le recite per indisposizione di Ettore Petrolini. Ma metteteci per lievissima indisposizione. E che so ste facce da funerale? Petrolini è quella cosa che fa ridere la gente. Se gli viene un accidente non la fa ridere più. Un medico, presto, un medico! Largo, fate largo, sono un medico. Permette, sono il professor Ascoli. Parente di Piceno? Non si agiti, si rilassi, si rilassi. E ci vuole calma, pazienza. E vedrà, supereremo tutto, gliela faremo, guariremo. Ma perché? Sta male pure lei. Quello che mi raccomando è il riposo più assoluto. Professor Macerata. Ascoli. Vabbè, sempre da quei parti, insomma. Ma io mica posso lasciare il pubblico così. Gli prometto che non mi strapazzo, ma me lo faccia salutare almeno con una canzone. Vabbè, se si tratta di una canzone, una. Grazie. Il sole scende a fuori, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, serve a fare una serenata, ma solamente a fare in maniera, a farmi un sogno a prima sera. Quando non si muore, si guarisce. Quando non si muore, si guarisce. Ci avete pensato bene tutte e due, sì. Però glielo ripeto, non si alzi e soprattutto non si muova. Se lei si muove, è un uomo morto. Se lei si muove, è un uomo morto. Grazie, m'ha riconsolato. Ha vinto la scommessa. Però sa che d'aspetto sta bene? Lo so che d'aspetto sta bene, so io che sto male. Ma là in fondo che malattia? Io ce l'ho tutte. Io sono l'upim delle malattie. Che simpatico. L'upim delle malattie. Sto facendo un corso di malato saggio. Mi sono messo pure a scrivere un libro. Lo scrivo così senza affaticare, ma stracinone, nel senso che mi stracino dalla fortuna a letto e viceversa. Una cosetta così senza importanza, lo scrivo un po'.
po' per cenere, un po' per non morire. Che tragedia da ridere questo nostro soffrire. Si nasce per vivere e si vive per morire. Bello, eh? Pure profondo. L'uomo è un pacco postale spedito dalla legatrice al beccamorti. Pure questo è mio, ho inventato io. Resti a parte. A nome del governo italiano viene conferita a Ettore Petrolini la commenda dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Degno riconoscimento. Un riconoscimento che premia il genio di un artista e onora il suo paese. Giungano al neo commendatore gli auguri di una rapida e completa guarigione. Beh, sei contento? E come no, vedrai che dopo morto ne faranno un monumento a cavallo. Ma che dici? Beh, monumento a piedi. Sì. Mi intitoleranno un teatro. Ma non dire sciocchezze. Vabbè, ho capito, va. Ma accontenterò un mezzo busto al Quirino. E allora, Petrolini, come va? Come va? Il problema non è di guarire, ma di imparare a vivere con i propri mali. Mi pare che l'abbia detto Galeno. No? Galeno non ha mai detto una cosa del genere. Mai detto. E lei che ne sa, c'era? Come si sente? Come si sente? E lei come si sente? Il fatto è che soffro di insonnia. Oh, è normale. Normalissimo. L'altra notte stavo sveglio come al solito, no? Non m'è entrato un ladro dalla finestra. Ha puntato una pistola, mi ha detto, se lei si muove è un uomo morto. Dico io, già me l'ha detto il professionale. Parlano di lei, dedicano articoli lunghissimi. La carriera di un attore celebre si divide sempre in tre periodi. Nel primo si lascia prendere in giro da tutti, nel secondo prende in giro tutti e nel terzo sta a guardare quelli che si prendono in giro fra di loro. Articoli di Bontempelli, Romagnoli, D'Amico, Bragaglia, Cecchi, Simoni. Che cari, cari questi grandi critici teatrali, prima o poi m'hanno capito, tutti. So io che loro non l'ho capito mai. Lei che c'è? C'è il premio? Con l'olio santo. Siamo fritti. Quanto mi piacerebbe per una volta di fare Mustafà, Salamini, Gastone. Thank you.
Gastone, artista cinematografico, artista del varieté, danza, disert, frequentatore del Baltabarèn, conquistatore di donne a getto continuo, uomo che emana fascino. È una satira efferata al bell'attore fotogenico, affranto, compunto, vuoto, senza orrore di se stesso. Sei del cinema il padrone, Gaston, 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 c'ho le donne a profusione e ne faccio collezione. Cercato per le bimbe più di slacchi, perché sono ben calzato, perché porto bene il fracchi, con la riga il pantalone. Gastone, Gastone, tanto mi ripeto sei legato, bello, non ho niente nel cervello. Mi faccio pagare caro, specialmente alle menzioni. Gastone, Gastone, io sono un creatore, un inventore, vengo da una famiglia di creatori, di inventori. Mia sorella Lina è una creatrice, tutti lo sanno, Creolina. Questa cosuccia qui è una mia invenzione, eh? Non l'ho neanche fatta brevettare, di dominio pubblico. Altri avrebbe fatto scrivere Mad in Gastone. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro. Pezzettino di legno con un filo di ferro. Poi è arrivato un altro e ha fatto solo il filo. Ha inventato la macchina per tagliare la polenta. Poi è arrivato un terzo, un certo Marconi, ha fatto tutto senza fini. Tutti dobbiamo pur dire, mia madre studiava economia, aveva il senso del calcolo sviluppato fino alla genialità. Figuratevi, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone, Tone, per risparmiare il gas. Anche gli amici, le amiche mi chiamano tutte Tone. Mi vogliono bene, mi si mangerebbero con il pane, pane e Tone. Il mio cugino ha inventato una macchina contro le zanzare e un aggeggino si mette fuori dalla finestra, fa psst. Psst. La zanzara, sentendo fare psst, psst, crede che sia il zanzaro, esce fuori dalla finestra, si profitta di quel momento. Un altro mio cugino ha trovato uno specifico contro le cimici, è un elisir, un bottiglino. Si prende la cimice per un'orecchia, le si pone un ginocchio sullo stomaco e la si costringe ad ingurgitare il prodotto. Se dopo un'ora e un quarto l'insetto non defunge, ripetere l'operazione. Un altro mio parente ha trovato ritrovato contro i baccherozzoli, contro gli scarafaggi. È un composto di sapone, zucchero e polvere di marmo. Il baccherozzolo va per mangiare lo zucchero, scivola sul sapone, batte la testa sulla polvere di marmo.
me mi ha rovinato la guerra. Se non c'era la guerra a quest'ora stava a Bocotà. I boccottini vanno pazzi per me, i famosi boccottini alla matriciana. Come musicista dovevo andare a Bocotà, dovevo musicare l'orario delle ferrovie. E poi sono grande anche nella dizione, sono il fine dicitore, il cantante aristocratico. Adesso vi faccio sentire tutto il succo del mio ingegno in questo saggio della mia dizione. Io non ci tengo, né ci tesi mai, però ascoltate bene questo mio soliloquio così denso di pensiero. Non fermarsi alla superficie, ascoltare bene quello che c'è dentro, quello che c'è sotto. È il mio motto, sempre più dentro, sempre più sotto. Se l'ipotepusi del sentimento personale, prostergando i prolegomeni della subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla genesi delle concomitanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea, che non sarebbe altro che la trasmificazione sopolomaniaca. Che bel talento, ma io non ci tengo né ci tesi mai. Sono molto ricercato anche perché porto molto bene il frac. Io sono nato col frac. Anzi, quando sono nato mia madre mica mi ha messo le fasce. Ma che? Un fracchettino. Camminavo per casa, sembrava una cornacchia. Thank you.
siccome questi nostri spettacoli ci hanno bisogno quanto a pubblicità, come a respirazione, bocca a bocca, se vi è piaciuto lo spettacolo ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto non lo dite a nessuno, perché non è giusto che la fregatura la diate solo voi, no? Grazie per la notte, grazie. Thank you.